Eccoci qua, per fare questo progetto ci servirà della fettuccia in licra. Io utilizzo questa qua di Tessiland in questa sfumatura che mi piace tantissimo perché mi piace molto l'accostamento di colori, ma ce ne sono veramente tantissime, sia monocromatiche che sempre con questa fantasia di diversi colori, o ad esempio anche effetto denim. Partiamo subito con il nostro progetto. Utilizziamo un uncinetto numero 5, parto subito col mio cappietto, quindi giro due volte, prendo una, due e vado a fare 10 catenelle. Una, due, tre, quattro, cinque, sei, sette, otto, nove, 10. Ne faccio una in più per girare il lavoro. Nella seconda catenella dell'uncinetto entro e faccio la mia maglia bassa. Vado a fare una maglia bassa in ogni catenella. 3, 4, 5. 6, 7, 9, siamo arrivati alla fine. Vedete che siamo nel punto di inizio. Io adesso, sempre nel primo punto dove ho già fatto una catenella, rientro, mi porto dietro il codino, carico il filo. E faccio un'altra maglia bassa che mi serve per girare. Ora io sono dal lato, diciamo, delle asole di base delle catenelle. Quindi io entro come fosse una catenella normale, vedete? Mi porto dietro sempre il filo di avviamento e faccio di nuovo una maglia bassa in ciascuna asola. Ogni tanto, se vedete che il filo si allarga, lo potete strecciare un po'. E proseguiamo per tutto il perimetro. I primi punti sono quelli un po' più difficili, perché ovviamente il lavoro si stringe. Ok, sono arrivata all'ultimo punto, questo qua è l'inizio della mia riga, semplicemente entro e faccio un'altra maglia bassa. Non vado a chiudere con la maglia bassa e a cominciare con una nuova catenella, ma lavoro in spirale. Quindi vedete qua io ho poi il punto in cui ho alzato il lavoro, entro semplicemente e faccio la mia maglia bassa. Entro in quello successivo. Maglia bassa, entro in quello successivo, maglia bassa. E continuiamo a lavorare in maglia bassa. Vedete che pian piano il lavoro si sta girando. Ok. E noi lo lasciamo fare in modo che poi lavoriamo più comode. Anche qua sono di nuovo all'angolo, procedo semplicemente con le mie maglie basse. E ho già iniziato il terzo giro. Continuo in questo modo finché non ho raggiunto l'altezza desiderata. Ok, siamo andati avanti per tutta l'altezza del telefono, che più o meno sono
se riesco a vedere al lato giusto, circa 18 centimetri, ok? Io l'ho fatta un centimetro più alta del mio telefono, così siamo sicuri che ci stia bene dentro. A questo punto, come vedete, l'abbiamo piegato a metà e mi sono fermata il punto prima della metà del nostro lavoro, ok? Quindi noi lo pieghiamo a metà così, questo è il punto di mezzo, ok? Faccio ancora una maglia bassa e poi faccio una maglia bassissima, quindi entro in questo modo, entro bene, carico, tiro fuori, invece di caricare di nuovo, chiudo con una maglia bassissima. A questo punto faccio la tracolla. La tracolla viene fatta tutta a catenelle e deve essere circa 105 centimetri. Quindi faccio le mie catenelle tenendo conto che più o meno sarà un centimetro, poi col peso del telefono si allunga anche di più, facciamo 105 catenelle. Quindi 1, 2, 3, 4, 5, 6. Una volta fatta la nostra catenella, ci assicuriamo che sia tutta girata dalla stessa parte. Ok. E ci attacchiamo, lasciamo il cappietto un po' largo. Entriamo esattamente nella metà opposta a quella che abbiamo fatto. In questo modo sono dentro, vedete? Riprendo il mio cappietto. Stringo un po', okay. E faccio passare dentro. A questo punto faccio, stringo bene, sono un po' incastrata, entro nella maglia successiva, ok, faccio una maglia bassissima. In questo modo. A questo punto lascio un po' di coda e posso tagliare la mia fettuccia. Ora carico, faccio passare e chiudo per bene, stringo bene e a questo punto vado a nascondere il filo lungo che ho della mia fettuccia che ho lasciato come coda finale. Dentro alla lavorazione. Questo serve a, diciamo, rendere più stabile la chiusura perché ha una coda lunga che scarica la tensione, che comunque è incastrata e che quindi non esce in giro e rende il nostro lavoro più sicuro. Procedo in questo modo. Ed ecco qua, abbiamo realizzato il nostro portacellulare con la fettuccia. Come sempre vi ringrazio di essere rimasti con me, vi ricordo di lasciare un like se vi è piaciuto il video e commentare se avete domande di qualsiasi tipo, di iscrivervi al canale in modo da non perdervi neanche un tutorial e anche per sostenere insomma tutti i video e il progetto dietro. Chi volesse ancora di più sostenere tutti i video che comunque hanno un costo di realizzazione, c'è anche la possibilità di abbonarsi a una piccola cifra, un euro e 15, mi sembra, 1,50 € al mese. Grazie e ciao!